veramente ti rispondo male e me ne vado, lo giuro. Ma vale. Ciao, sì, ciao. Non ti conviene, non posso utilizzare contro di te. Già, vale. Cioè io inizio. Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati su... Perché? È perché sono distratto. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul canale. Oggi siamo insieme per provare la Tokyo Drift e della Tokyo Drift del mese di novembre. E andiamo subito ad aprire per capire qual è il come si dice? Tema. Il tema di questo mese. Allora, questo è l'opuscolino che troviamo all'interno. E vediamo che sono raffigurate queste foglie, cioè, mi verrebbe da dire che questa è la Tour Eiffel, però la Tour Eiffel sta solo a Parigi, quindi non lo so, sono ignorante. Sì, ma la Torre d'Autunno, non lo so, sarà qualche monumento giapponese che io da ignorante non conosco. E c'è scritto Flavorful, ma non è di ferro, è rossa, la Torre di Pisa non è così. La Torre Eiffel. Vabbè, comunque c'è scritto Flavorful Thanksgiving. Thanksgiving Feast. Ciao, ok. Credo. Vabbè, è il rashib. Ma c'è rimasto qualcosa a te? No, ok, perfetto. Ha svuotato già, quindi. Nel frattempo vi chiediamo di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale. E se vi siete persi la Tokyo Drift del mese scorso, ve la lascio nella scheda in alto. Allora, questi sono tutti gli aiuti, gli snacks che sono venuti fuori dalla Tokyo Drift. E adesso sceglieremo un po' alla volta quale provare. Aspetta, facciamoli vedere. Allora, questa è la confezione, sembra un Mikado, vero? Ah, cioccolata bianca. Cioccolato bianco, quindi ci stanno. Sono tre pacchettini, quindi ci facciamo colazione domani mattina. Vediamo un po'. Poi perché 3.2, la versione aggiornata? Buono. Allora, questo è lo snack. Sta buono, ottimo. Ma a me piace il cioccolato bianco. Oh, questo me li mangio io domani mattina a colazione. Sì, sì, vai. Boh. Prima 7. 2. Vabbè, 2. Scelgo io? Vai. Allora, questo qui abbiamo un bellissimo ricordo, devo dire, no, orrendo. Spero solo che non sia quello, cioè. No, sarà un altro gusto. Lo spero, vai. Altrimenti, cioè, me ne scappo, non lo so, do fuoco alla casa. Apro. Sento prima io l'odore, così ti dico. Ah, il colore è diverso. Ah, è quello là che ci piaceva l'altra volta. Secondo me sì. Buonissimo! È buono! 2 a 2. Sembrano i 2 a 2, buonissimo! Questo ci gusta! 10. Vai, tocca a te! Io prenderei questo. Vediamo. Vediamo. Soba meshi. C'è una paletta per spazzare a terra sopra. Cioè, è immondizia spazzata e raccolta in un sacchettino. Che bello! Non vedo l'ora di provare l'immondizia. Ma che è cibo per cani? No, oddio, no. Facciamoli vedere in camera. In camera. No, però l'odore non è male. Buono. Buono. Cioè, riso soffiato e patatina. Noodles, sì. Però, cioè, sono patatine in realtà. 9.
9. Ok. Anche per me. Tocca a me! No! Dai, questo è... Ma che è una patata qua sopra? Non lo so. La patata. Non credo che abbiano delle mele così strane. Sembra più una patata rossa, però voglio provare prima queste. Allora, questo è sicuramente dolce, queste tre cose, quindi le lasciamo alla fine. Proviamo prima questo, dai. A scadenza stavolta non lo controlliamo. No. Paura. Però ci è andata abbastanza bene fino ad ora. Non è uscito nulla, a me anche le cose al cioccolato. Sì, sì, anche quelle. Eh? Miele. Miele. Che miele? Miele. Ma non è miele. Non so che... Ma... Allora, sopra c'è raffigurato. C'è raffigurato qualche frutto che noi non conosciamo da persone ignoranti. Ed è questo. E lui dice che è miele. Che... Carta. Inutili, non hanno sapore. Cioè... Cioè, queste sai quando vanno bene? Quando sei a casa e dici desidero qualcosa e non sai cosa, ti mangi queste perché, cioè, non sanno di nulla, le puoi tenere come scorta e tirarle fuori quando mangi tutto e non ti sazi e boh, non lo so. Voto? Inutile, zero. No dai, non è che facciano schifo, quindi sì, forse un 5, va. Proviamo questo. Di questo è il packaging. Allora, dentro fa tipo... mi ricordano i tamponi. Ma che? Pure questo tipo... Cioè... Che bulbo. E questo è quello che sta dentro. Sembra cerume. Ya, mamma, non me lo fai mangiare. Butta, oh, zero. Non ha senso. Allora, il marshmallow. Andiamo con questo marshmallow e... Come è scritto in giapponese, qui possiamo capire che è fatto ad un gusto. Andiamo ad aprirlo. Finalmente mangiamo qualcosa di conosciuto. Diciamo. Mi ricorda, è presente la pubblicità che fa di Wild? Come si chiama quello di Wild? Quando si mangia il bruco fa... Ah, Bear Grylls. Bear Grylls. Marshmallow. Ci stava per aggiustare il guasto lasciato dalle patate e dal cerume. 8, che buono, il marshmallow è buono. Andiamo con questo. Vai. Allora, cola. Una bottiglia con scritto cola, quindi possiamo immaginare che pure questo ci andrà bene perché, cioè, Coca-Cola, che non ho mai mangiato, le caramelle a Coca-Cola a forma di bottiglia con il frizzivizzati sopra. L'hai uccisa. Una normalissima caramella. Certo. Anche se non è una cosa tipica giapponese. Questa la chiudiamo un po', dai. Andiamo con l'ultima. Andiamo con l'ultima. Un pacco di caramelle. Fammi vedere. Sono le pasticche della nonna. No, vabbè. Ma questa bratuna c'era uno smile. Ma poi sono bianche in mano. Cioè, nel senso, lasciano la polvere in mano. Caramelle a fragola. Però... rispetto alle nostre sono molto più di fragole. Infatti. Cioè sembrano proprio le fragole. Dai, buone. 8. Allora, giudizio finale su questa Tokyo Drift. Per me
abbastanza positivo rispetto alla precedente, con quella cosa di seppia, davvero abbiamo toccato il fondo. Invece oggi, cioè, ci è piaciuto tutto, a parte il cerume e queste patate strane qua che sono inutili da tenere in dispensa. E niente ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora. Se vi siete persi i miei ultimi video ve li lascio nella schermata finale e seguitemi su Instagram. Al prossimo video, ciao ragazzi!